Questa volta per gli studenti è prevista una lezione davvero speciale. Sale in cattedra la professoressa Raffaella Cassano dell'Università degli Studi di Bari. La professoressa Cassano ha accolto con entusiasmo l'invito del Marco Polo a tenere una lezione sui beni culturali per due classi che a breve inizieranno un percorso laboratoriale di conoscenza del territorio. Il laboratorio si occuperà dello sviluppo della città di Bari a partire dai primi insediamenti, dall'Ama Balice allo sbocco al mare. La Lama Balice nasce dal territorio di Ruvo e quindi raggiunge Bari, l'area metropolitana. Mantenere una lama e sulla lama affacciano dei monumenti. La lama scrive la storia di una città, ha scritto la storia di questo territorio. A guidarli l'associazione Altair, costituita da un gruppo di giovani specializzati in archeologia e beni culturali. I ragazzi hanno seguito con attenzione il percorso sulla normativa della tutela dei beni culturali, compreso il concetto di vincolo, e condiviso la necessità che l'esercizio della cittadinanza attiva contribuisca ad evitare violenze sul paesaggio, come è accaduto nel caso di Ignazia. Ignazia è un insediamento antico che si trova al confine tra la provincia di Bari e la provincia di Brindisi. C'è un insediamento archeologico fondamentale, appunto perché il mare è molto bello in quella zona, e poi c'è anche questo fatto culturale che Ignazia, di questa città antica, hanno pensato bene di creare in area archeologica una sorta di villaggio turistico, creare uno stabilimento balneare in un'area archeologica. Sembra una cosa folle, invece è possibile, è stata possibile, anche se l'area di Ignazia è un'area vincolata, cioè non si può costruire in quell'area, non si può fare niente che non sia stato permesso dalla soprintendenza, che è il Ministero per i beni culturali. Il vincolo, appunto, che è una dichiarazione di interesse per quel luogo, purtroppo, nonostante il vincolo, avevano già cominciato a costruire i trulletti, a creare l'area di parcheggio, perché era stato disatteso un vincolo. Abbiamo chiesto alla professoressa Cassano di esprimere il suo parere sul ruolo che la scuola può avere nello sviluppo della cittadinanza attiva, anche come tutela del patrimonio. I giovani nella scuola devono imparare a comprendere il luogo in cui, anche in cui la scuola si trova, il territorio in cui sono nati, e quindi li deve spingere a conoscerlo e quindi a conservarlo, che è fondamentale, e a valorizzarlo.